Buonasera a tutti. Vengo qui ogni sera, cerco uno sguardo che mi scalderà. E tu mi stai aspettando, ma ti nascondi nell'oscurità. Ora stai ballando, ma non hai il ritmo che mi accenderà. Provi poi a sfiorare. Ora stai ballando, continui a ridere senza un perché. Proprio tu sei ancora qui a sfidarmi, a rinunciare ad uno come te. Guarda come ti muovi male, niente di personale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa bellissima serata. Do il benvenuto ai presentatori, un applauso. Meglio di The Voice. Meglio del Festival Bar. Meglio di X Factor. Sacca Got Talent. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Benvenuti a tutti. Ringraziamo intanto Lena, direttamente dell'edizione di quest'anno 2016 di The Voice, per l'appunto, che sarà uno dei due ospiti d'eccezione di questa serata. L'altro sarà Gil Badarò, ma li conosceremo in seguito. Io vi do il benvenuto ufficialmente alla terza edizione del Sacca's Got Talent, questa magnifica cornice del Parco Dante Tacci, meglio noto come Foggione, dove hanno luogo tutti i maggiori e i migliori eventi del paese e del Chianti, se vogliamo. Siamo accolti da questa struttura che, per chi di voi non lo sapesse, è un prototipo in scala 1 a 11 del palco che Renzo Piano ha progettato per far vedere a Chicago come sarebbe venuto quello vero. È stato poi assegnato a San Casciano in occasione di una collaborazione insieme anche al comune di Greve in Chianti per il progetto Arsevi per la ricostruzione di Sarajevo. Quindi, Duccio, siamo ospitati da un prototipo di Renzo Piano. Ti rendi bellissimo, conto? Bellissimo prototipo di Che onore, Piano. Che onore! Vero e proprio onore. Inizia adesso questa nostra competizione che vedrà fronteggiarsi su questo palco ben 17 talenti provenienti da tutta la Toscana, che saranno giudicati direttamente da voi, la nostra giuria popolare, attraverso il vostro applauso, e dalla nostra giuria tecnica. Un bel applauso alla nostra giuria tecnica, che vedete alla mia destra, al tavolo rosso, proprio come in tutti i talent show di tutto rispetto. Andiamo allora, a presentarli.
alla nostra giuria tecnica Massimiliano Fescini, sindaco di San Casciano in Val di Pesa, Matteo Pucci, direttore del Gazzettino del Chianti, Claudio Gheri, presidente della banda Oreste Carlini, Edlira Mamutai, giornalista di Chianti 7 ed infine Simone Magistri, responsabile del Tribù Bar. Un bel applauso. La nostra giuria avrà il compito di dare un punteggio in scala da 1 a 5 a quelli che sono i talenti provenienti da tutta la Toscana per ciascuna esibizione. Hanno una scheda e alla fine della competizione calcoleremo il punteggio. In seguito applaudirete in modo che l'applausometro decreti anche quello che è il vincitore per quanto riguarda la giuria popolare. Abbiamo già, come abbiamo già detto, ci saranno anche due ospiti appunto dall'edizione 2016 di The Voice, Nena, e il cantante internazionale anche Gil Badarò. Partiamo adesso con i primi talenti in gara, Big Band SDL, un bel applauso! Buonasera ragazzi, buonasera, vi faccio l'intervista di rito prima che iniziate, va bene? Allora, innanzitutto cosa suonate? Allora, faremo una versione unplugged, voce e piano, di la canzone vincitrice di Sanremo. Qualcuno probabilmente la conoscerà, Sanremo 2017, Occidentali Scarma. Conoscete? Forse qualcuno sì, secondo me. Penso di sì, penso di sì. Quanti anni avete? Quanti siete? Siete in due? Noi due, sì, con un altro soggetto che entrerà a canzone già iniziata. Io 24 anni, 25 anni. Stefano e Luca. E come vi è nata la passione, come vi siete avvicinati al mondo della musica? Ma sempre ascoltata musica da piccolo, genitori amanti della musica, quindi mi hanno trasmesso questa passione e piano piano cercato di coltivarla sempre più. Bene, bene, direi che è il modo più spontaneo e naturale con cui poi si va a realizzare una passione. Certamente, certamente. E se... Un grosso in bocca al lupo, quindi. Grossissimo. Crepi, crepi, grazie mille. E allora, Big Band SDL. E accendi. Mi raccomando, visto che la canzone la conoscete, insomma, se volete ballare, specialmente al ritornello, ecco. Io fossi voi... Versino lo farei, lo farò anch'io, anche se sono da solo in questo palco gigante, potrei sembrare un po' simpatico, per non dirlo in maniera dispregiativa. Stefano non può perché deve suonare, quindi insomma, ci sarà qualcuno che tra poco entrerà e suonerà, quindi, però mi raccomando, partecipate, ecco. Ah!
scarma. Occidentali scarma. Nasci in mia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Io voglio conoscere la scimmia, però. Anch'io. Facciamo un applauso a scimmia. Io mi amo Robertino, spacco tutto. Perché spacchi tutto? Io spezzo tutto. Allora spezza tutto. Ma io ci faccio un pollaio anche. Attento, perché dietro di voi ci faccio anche un pollaio, perché se io vado alla io sono una scimmia, perché io l'ho presa la scimmia, l'ho presa dallo zoo di Pistoia. Un applauso a Roberto! Bravissimi! Allora ringraziamo i Big Band SDL e facciamo spazio. Un altro applauso ai Big Band, dai, sono stati applauso, belli inizi. Hanno rotto il ghiaccio così in questo giovedì 6 luglio. Allora io ricordo anche che sono in giro i ragazzi a dare i biglietti per la lotteria. Mi raccomando, prendete un biglietto della lotteria, ci sono dei bellissimi premi. Andiamo a presentare la seconda coppia di talenti, Anna Reatto e Leonardo Cresti. Un bel applauso. Ciao Anna, benvenuta. Buonasera a tutti. Senti, iniziamo subito con la domanda: che cosa cantate? Piece by Piece di Kelly Clarkson. Perfetto, allora io farei così, intanto vi farei esibire, poi si parla dopo, va bene? Perfetto, perfetto, grazie. In bocca, bocca al lupo! Lupo. Peace.
prova, sì, ecco, ora prova, sì, prova. Dicevo, una voce da brivido, Anna, complimenti, davvero. Ma quanti anni hai? 19. 19, madonna, sei giovanissima, complimenti. Te le mando, quanti anni hai? 24. Beh, sei giovanissima anche te. Complimenti, anche un'esecuzione da maestro veramente anche te per la chitarra. Poi si vedrà cosa ne pensa la giuria tecnica in realtà, però a me siete piaciuti davvero molto. E come nasce la vostra passione per la musica? La mia c'è sempre stata, sono 8 anni che studio canto, quindi cioè, vorrei che questa fosse la mia vita, quindi speriamo bene. Ma sì, ma speriamo assolutamente. Qual è, se ti proiettassi nel futuro, dove ti vorresti vedere sognando? In un teatro a fare un musical, cioè quello è il mio sogno, il musical theater. Te lo auguro davvero e te lo meriti. Ah, io niente, molto più semplice, insomma. Una chitarra in casa, insomma, ho detto perché no, proviamo. E sì, anch'io un po' studio chitarra, però insomma, proprio una passione, lo faccio perché mi piace scrivere. Sì, e da quanto tempo è che suonate insieme? Ma in realtà sì, un annetto due, grazie un po' all'Accademia che sta incasciando, abbiamo più occasioni. Bene, bene, quindi siete allievi dell'Accademia San Casciano? Sì, sì, esatto, sì, sì. Bene, bene, giocate in casa. Abbastanza. Allora un bel applauso, giusto, Anna e Leonardo. Complimenti ancora, complimenti. Complimenti ancora. Ci vediamo dopo. Allora, adesso il terzo talento è in gara. Questa volta si tratta di ballo. Carlotta Bissoni Fattori. Thank you.
Un bel applauso alla nostra Carlotta! Ci stava scappando così, no, eh? No? Bravissima Carlotta! Quanti anni hai? 27. Da quanto balli? Vieni un po' più avanti, c'è poca luce. Io 3 anni e mezzo. Ci picchia, brava, eh? 3 anni e mezzo, hai fatto veramente un gran lavoro, complimenti. Grazie, perché è la passione che ho. Che ti alimenta. Che mi alimenta. E poi ho iniziato il percorso di insegnare danza ai bambini e pilates e yoga agli adulti. Però allora guarda, se mi dici dove, dopo magari vengo anche io. D'accordo, volentieri. E allora facciamogli ancora un grande applauso, Carlotta Bissoni Fattori. Presentiamo ora il prossimo talento, abbiamo un'altra cantante, Mariluna Berni. Un bel applauso per Mariluna. Ciao Mariluna, benvenuta. Ciao. Che cosa ci canti? Time is running out, the Muse. Perfetto, allora il palco è tutto per te, ci vediamo dopo con l'intervista. In bocca al lupo. Okay. Facciamo un bel applauso. I think I'm drawing, asphyxiating. I wanna break the spell that you created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I wanna friction. You will be the death of me. I won't let you slip away. I won't let you.
19, giovanissimo. E di dove sei? Scandicci. Studi, lavori? Ho finito la scuola, ora ho fatto la maturità la settimana scorsa. Allora un bel applauso per la maturità di Mariluna. Com'è andata? Mariluna, questo è tuo? No. Bene, ora glielo portiamo. Com'è andata questa maturità? Bene, bene, l'orale è andato molto bene. Sono contenta, sì. Speriamo di vincere anche il talent a sto punto. Dai, già che ci siamo. Allora un grande applauso ancora a Mariluna. Ed è la volta di Tommaso Berna. Ciao Tommaso. Con gli occhiali da sole, bello sportivo. A me risulta Lorenzo Fattorini. Risulta Lorenzo Fattorini, mi dice Filippo. No. A noi risulta Tommaso Berna, si fa una sostituzione se no. Sì? È Tommaso Berna. Ai giurati risulta. Sì, confermo. Quindi va bene. Risulta. Cosa ha fatto ieri sera? Io Lorenzo Fattorini ce l'ho dopo. Come volete. Allora Lorenzo Fattorini è dopo al posto di Mario Santi. Vai, allora te la correggo fra poco, te la faccio uguale alle nostre. Vai. Vai, Tommaso Berna. Allora Tommaso, riniziamo. Facciamo finta di niente, Tommaso Berna! Cosa ci canti Tommaso? Canto We Are The Champions. We Are The Champions. Bene, allora in bocca al lupo, ci vediamo dopo con l'intervista. Siamo, Vado? No. Thank you.
sentite? Pellicano. Prova, ci siamo, siamo tornati. Tommaso Perna! Madonna, quante volte abbiamo detto il tuo nome? Allora, complimenti. Bene. Tommaso, una esecuzione veramente piacevole e piena di energia. Grazie. Complimenti. Grazie. Tommaso, quanti anni hai? 36. 36, da quanto tempo canti? Da poco, sono 2 anni. Sono 2 anni, vabbè, e questo è il talent show per i giovani emergenti, per i talenti emergenti, non ti preoccupare, sei nel posto giusto. Senti, qual è il genere di musica che preferisci fare, le tue canzoni preferite? Vabbè, rock, Queen, ma anche altre band, insomma. Anche italiano, un po' tutto. Un po' tutto. E senti, ma stai studiando o prendendo... sei autodidatta? Delle lezioni di canto, sì. Sto prendendo lezioni. Bene, ci fa piacere. Vediamo. Ci fa piacere. Quanto tempo dedichi mediamente in settimana alla musica? Col lavoro non c'è tanto tempo. Comunque, quello me lo immagino. 2 o 3 ore riesco, insomma, a mettermi lì di fila, c'è un po' di cose. Bene, è già qualcosa, è già un vero hobby allora. Bene, mi fa piacere. Un bel applauso a Tommaso. Grazie. Passiamo al prossimo talento, Lorenzo Fattorini. Ciao Lorenzo, buonasera. La canti? Canto un brano mio che si chiama Passo d'uomo. Sì. Domani vado? Parlo un po'. Continue.
sguardi che ha amato. Un uomo chi è? Quello che ha accettato. Tu prendi per esempio me. Bravissimo Lorenzo! Grazie. Quanti anni hai Lorenzo? 48, mi vergogno a dirlo. Perché? Perché insomma sei più vecchio. No, no. Insomma. La vita è un cerchio, cioè va bene, insomma. Primo, mi auguro di arrivarci anch'io. E quindi sei un cantautore? Sono un cantautore, scrivo canzoni da sempre. Queste sono le ultime produzioni, le ho fatte con un gruppo di Tuscania, Season Music. Questa è una canzone che ho scritto un anno fa, ma ne ho altre, se volete andare a sentirle sono su internet. Ho fatto il Premio Battisti anni fa, nel 2008 arrivando in finale. E poi comunque sono un musicista classico, ma sono un autore. Sono un oboista, che suono in orchestra e mi diverto. Accidenti. Sì. Un altro applauso a Lorenzo. Grazie. Giunto il momento di dedicarsi al nostro primo ospite di questa serata per la terza edizione del Suncast Got Talent. Come abbiamo già detto, direttamente da The Voice dell'edizione 2016, io chiamo di nuovo su Nena. Accogliamolo con un bel applauso. Un bel applauso. E giustamente, ciao Nena, benvenuta. Grazie mille, benvenuta. La Nena giovanissima di Firenze, nata a Firenze, e ora non dico esattamente dove stai perché se no secondo me diciamo Firenze. Annella, te inizi da giovanissima la tua passione per l'arte in generale, inizi sì, in realtà esatto. Come ballerina, sì, e a 8 anni sei entrata in Nazionale Italiana Hip Hop come ballerina professionista. Esatto. Mamma mia, complimenti, sì. Già un talento a 8 anni. Ero la mascotte, però c'è. E ci credo. E ci credo. Poi inizi a cantare invece a 13. Sì, esatto, per e gioco. Capisci, per gioco. Sì. E capisci che quella è veramente la strada della tua vita. Sì, è vero. E realizzi questo connubio con l'altra tua passione, il ballo, perché appunto verissimo. Cantando riesci anche a ballare. E allora chi è più felice di te? Nessuno. Che bello. Se sono su un palco veramente nessuno. Senti, io voglio un po' sapere però della tua esperienza a The Voice 2016, ci sì. Puoi raccontare qualcosa? È stata una bellissima esperienza, soprattutto inaspettata, perché ovviamente si provano, cioè i provini sono una cosa che si tenta, perché non si sa mai, no, dove vai a finire, e ovviamente... Quanti ne hai fatti? Ne ho fatti, sinceramente, non tanti. Ma mi sono, ma mi sono andati molto bene. La media, mi, è mi sono andati bene. Bene, ho fatto X Factor, sono arrivata a Sione Bootcamp 3 anni fa, ad Amici ho passato 3 selezioni. Non è una cosa che faccio continuamente, lo faccio solo quando me la sento, e per adesso sono andate bene, sono sincera. Sei andata molto bene, devo sì. dire. Sì, The Voice è stato bello perché è stata un'esperienza particolare con queste poltrone che si girano e vedersi davanti personaggi del calibro della Carrà, insomma. E te sei stata scelta addirittura da 2 di loro, sei stata scelta sì. da, appunto da Raffaella Carrà e anche da Amy Schilla. Esatto, sì, esatto. E quindi a quel punto sei te che hai dovuto scegliere loro. Sì, perché loro ti dicono se si gira solo una poltrona sei in squadra, se se ne gira più di una allora devi essere te che ti fai desiderare da loro, quindi devi essere te a decidere loro di chi deve essere il tuo coach. E te giustamente hai scelto Raffaella. Hai scelto Raffaella. Il mito, la Raffaella Carrà, giustamente, sì. giustamente. Ho scelto lei. E senti, ci racconti un po' com'è la Carrà. È un fuoco, cioè non...
ti dà quasi, ti trasmette quell'energia quasi sovrumana, cioè, eppure dici, vabbè, la società c'è. È davvero così. È davvero così. È davvero così. Non è finzione, non è palco, è davvero così. Il tempo che ci ho passato insieme non è stato quanto avrei voluto, però è stato bellissimo davvero. Certo, cioè, immagino che siano esperienze che comunque arricchiscono poi, specialmente certo. Un artista. Sì, è verissimo. Senti, so che hai anche una duplice passione, sei un po' divisa in due per quanto riguarda la tua passione musicale. Quali sono i generi che prediligi? È vero, sono sempre divisa in due fazioni nella mia testa. Da una parte ho le sonorità dance elettroniche attuali, mentre dall'altra cerco di portare sempre avanti il blues e il soul di un tempo, quelli che ti rubano l'anima. E quindi cerco sempre di unire nei miei lavori queste due parti di me che fanno sempre a cazzotti, ma che credo che possano funzionare. Possano essere un... Spero di sì. Bene, bene. In me funzionano, spero che possano funzionare anche per chi mi ascolta. Io ne sono sicura, Senti, so che è già uscito un tuo album anche. Sì, è uscito un album, degli EP, dei singoli. Come si chiama l'album? L'album si intitola Red Lips, è disponibile su tutti gli store digitali, insieme anche a tutti gli altri singoli e gli EP, si trovano su tutti gli store, nome Nena, con due E però, è uguale ai social. Insomma, stasera vi presento appunto queste due parti di me. La parte blues, stasera vi presento un pezzo gospel, si intitola The Mirror, e la parte dance elettronica, presentando sempre un inedito e si intitola Down. Allora Nena, che dire, noi ti lasciamo il palco. Grazie. E tanto avremo modo dopo di continuare la nostra chiacchierata. Nena! Mi piace il leggero, mi dire mai leggero. Leggero. E poi c'è il figlio che può tirare oggi. Grazie.
per tirare sul morale, perché vi presento Down, che è un inedito house music. When I feel the shadows, you turn on the light, and I feel safe when you give me shelter from my good night. When you with me, you give me love, you are medicine. I know you'll be here when the nighttime comes to hold me. Grazie infinite, davvero. Grazie mille. Un bel applauso a Nena. Bravissima, bravissima. Rendi onore a questo prototipo di palco di Renzo Piano. Senti, ma i tuoi progetti per il futuro ora? I miei progetti per il futuro? Cantare. E dove potremmo rivederti cantare? A breve, tra qualche giorno, sarò... tra due giorni. L'8 di luglio sarò a cantare all'Ingorgo Sonoro,
Wow! A San Piero a Seve, sì. Fantastico. Insomma, un evento, come tanti di voi sicuramente sanno, gigante. Anche se mi spiace dirtelo, ma l'8 di luglio ti perderai un grande beach party. Lo so, ma infatti io ho detto, se non ero lì, venire al beach party. Non andate a sentire la nena, comprate l'album, ma venite al beach party. Tutte e due, dividiamoci. Qualcuno va al beach party, no, vediamo di no, tutti al beach party, ci mettiamo in diretta con l'ingorgo sonoro. Magari, facciamo così. Una diretta Facebook. Non sarebbe una brutta idea. Allora, facciamo un grandissimo applauso e ringraziamo grazie. Nena. La grazie rivedremo comunque dopo, ancora siamo a noi sul palco. Grazie. Grazie Nena, grazie a te. Buon proseguimento. Grazie mille. Allora, proseguiamo con la nostra scaletta di talenti. La giuria si rimette al lavoro. Poi dopo proveremo, Duccio, a fare un collegamento con la giuria, anche se abbiamo il microfono col filo, ma forse ci possiamo riuscire, proveremo, guardiamo un po' come va. Allora, tutto a posto? Giurati? Tutto bene per ora? Tutto ok. Tutto bene. Allora, chiamiamo sul palco il concorrente numero 7, Gianluca Smarrelli. Un bel applauso a Gianluca. Cosa ci canti, Gianluca? Losing My Religion. Prego. Allora, guarda, aspetta che c'è il filo nel mezzo, passo. In bocca al lupo. Gianluca Smarrelli. Consider this
mi domani me li guate oggi sempre ti chiamo trailing around a te good man I thought that I had you laughing I thought that I had you seeing I think I thought I saw you try. Just a dream, that was just a dream. That's me in the corner, acting the spotlight, losing my religion, trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I had you laughing, I thought that I had you seen. I think I thought I saw you cry. That was just a dream, crying. That was just a dream, just a dream. Un bel applauso ancora a Gianluca Smarrelli, bravissimo! Permesso per staccare, devo avere il permesso per staccare? Sì, sì, vai, vai. Permesso concesso. Da Pellicano. Senti Gianluca, ci racconti un po' di te, della tua passione, come nasce? Nasce un po' di anni fa purtroppo, però è stata ripresa ultimamente, negli ultimi anni diciamo che sta crescendo, quindi è una passione, le passioni tengono vivi, no? Quindi assolutamente. Mi tiene compagnia. Beh, e te tieni compagnia agli altri, direi. Assolutamente. In modo egregio anche. Senti, hai un sogno o per te è proprio solo una passione e vorresti che progredisse in qualche maniera, ti vedi su un palco? Veniamo più avanti perché ci sono le luci più avanti e secondo me siamo un po' al buio. No. Cosa immagini per il futuro? Il sogno sarebbe quello di riuscire a fare delle piccolissime cose in qualche piccolissimo locale, quello sono il mio sogno, poi non scrivo, faccio delle cover, quindi mi piace tenere a livello di passione. Mi piacerebbe riuscire in questo, arrivare a questo obiettivo. Noi te lo auguriamo con tutto il cuore e dopotutto questi locali di nicchia alla fine sono quelli per gli appassionati veri forse. Secondo me sì, secondo me sì. Anche secondo me. Ancora un bel applauso, Gianluca Smarrelli. Grazie ancora. Grazie a te. Prima di presentare il prossimo talento proporrei un applauso per il nostro tecnico onnipresente, il grande Pellicano. Grande! Ciabattone, vai avanti. Allora, passiamo al prossimo talento, Fabio Nesi. Fabio? Eccolo. Buonasera Fabio, cosa ci canti? Sì, aspettiamo. Con il suo fascino molto rock. Fabio, cosa ci canti? Allora, stasera parliamo di una fobia, la paura del buio. Un testo molto bello scritto da Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, e parla di una nostra paura atavica, quella quando ci troviamo da soli a camminare nel buio della notte, siamo in una stanza e pensiamo che ci sia qualcuno dietro che ci guarda o ci sta dietro. Perfetto. Devo dire che diciamo l'heavy metal è una diventata in Inghilterra una religione. Qui non va molto più, ma l'energia, il rock è sempre qualcosa in cui credere, in cui
star bene e ci fa sentire vivi. Assolutamente, sono d'accordo con te. Allora, Fabio Nesi. Il microfono. Ehi, sei, ehi. Buonasera Firenze. Siete caldi? Sono tanti tipi di malattia. C'è la schizofrenia, la schizopatia. Stasera parliamo della monofobia, la paura del buio. Vai Fabio. Vai Bruce. Grazie alle barriste che ci hanno fatto una fantastica piedina stasera. Siamo stati veramente bene. Ci mandavo la base. Vai. Let's go.
When I walk in the dark roads, I'm a man who walks alone. Thank you, I say good night to Firenze. Yes, say no. Firenze! Esibizione tranquilla, una presenza scenica notevole. Comunque gli farei un applausissimo, perché veramente secondo me ha attratto tutti voi e vi ha tenuto con il fiato sospeso fino all'ultimo. Bravissimo Fabianesi, veramente. Allora passiamo alla prossima concorrente della terza edizione del Sankas Got Talent, Marisa Carboni. Un bel applauso a Marisa. Ciao Marisa, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Marisa, da dove vieni? Da Scandicci. Vieni da Scandicci, bene, anche te giochi quasi in casa. Sì, 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 sì. Da quanto tempo canti? Da quando avevo circa 7-8 anni. Però allora un po' di esperienza te la sei fatta. Sì, 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 sì. La passione di sempre, insomma. Sì, ho iniziato col coro della chiesa e poi avanti, dove c'è da cantare ci sono io. Bene, che bello, è bene, è un ottimo modo per impiegare il tempo e esprimersi e arricchirsi. Sì, certo, certo. E stasera cosa ci canti? Tutta colpa mia di Elodie, di Sanremo 2017. In bocca al lupo! In bocca al lupo, Marisa Carboni! Ricordo che ci sono ancora i ragazzi in giro con i biglietti della lotteria. Biglietti della lotteria 1 a 2 euro, 3 a 5 euro, 7 a 10 euro. Dei fantastici premi in gara. Dopo ve li dico. Adesso Marisa. Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto, il tempo non cancella nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai. Scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascia un solco perfetto di sorrido distrutta. Sono pazza, lo ammetto. Amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio, ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via. Ancora, se fosse solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Tu sei perfetto, non sbagli mai in tutto ciò che fai. Sei abile a nasconderti, ma non sai rinunciare a me. Come solo tu sguardi, se non tenessi la mano, basta un attimo solo per andare lontano. Amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via.
Grazie. Aspetta. Anche Marisa, scusa Duccia, ti ho pestato il microfono. Può cascare il filo io, del microfono. No. Marisa, allora, com'è andata? Com'è stata questa interpretazione? Come ti sei sentita? Un po' emozionata, però quello me lo fa sempre, quindi... Quello forse anche il bello. Bello, sì. Poi bisogna sentire anche la canzone, me la sento mia. La senti tua? Sì, mi piace, sì. Una bellissima canzone. Sì, l'ho scelta apposta. Bene, giustamente. Marisa, allora, che dire, ti ringraziamo e tanto ci vediamo tutti insieme dopo sul palco per l'applausometro finale. Grazie a tutti, ciao. Perché ciao. Ricordiamo che uno dei premi sarà assegnato direttamente dalla nostra giuria popolare attraverso il vostro applauso. Passiamo al prossimo talento, Mario Santini. Un bel applauso a Mario. Grande Mario, direi che anche te a presenza scenica ci sei. Sì, prego, metti a posto, se vuoi guarda, ci sono anche un po' di fili da sciogliere, vuoi venire a casa mia, c'è un gran macello anche lì, se vuoi venire a mettere a posto. Fisso, No, è già occupato, per quello è già occupato. Senti Mario, cosa ci canti stasera? Facciamo un pezzo Fox on the Run degli Sweet 1975. Una cosa molto semplice. Ora dopo la performance di Fabio non si può spaccare più nulla, perché ci ho pensato lui a spaccare tutto. Bravo Fabio, grazie. A lui è l'applauso. Allora io Fox, però lo voglio per te adesso. Mario Santini, in bocca al lupo. Crepi. Sei? Vado? Vai. Bye.
chiudiamo già tutto, il lupo ha già vinto. No, ci sarebbe da fare una precisazione. Facciamo la precisazione. La precisazione è questa, che noi il 2 agosto dello scorso anno, quindi 2016, abbiamo fatto questa canzone con la scimmia. Accidenti. 6 mesi prima di Sanremo. Quindi l'idea della scimmia, noi siamo stati i primi a portarla. Gli è stata rubata. Siamo stati i veri precursori. No, e l'ho scritto anche sul sito suo di Gabbani, di questo fatto qua. Quindi noi siamo stati i primi a portare la scimmia e oggi avete avuto la scimmia originale, che è la nostra dell'anno scorso, prima di Sanremo. Il lupo del plagio di Gabbani, cosa ne pensa? Grazie, grazie a tutti. Bravissimo, questo era non Mario lupo. Santini. Mario, ma dove l'ha presentato? Dove l'ha presentato? Te non c'eri. L'ho presentato all'Albereta con Filippo. Comunque, se volete sentire brani nostri, noi facciamo parte del gruppo Gli Extra 60. Andate su YouTube, abbiamo 21 video, quindi lui non si può dire chi è, ma è uno del gruppo. Bravissimo. La moglie non lo fa entrare in casa se si dice nome e cognome, quindi meglio stare zitto. Bene, grazie, scusate, grazie, grazie. Bravissimi. Un grazie. Bravissimi, veramente. Complimenti. Adesso Mario Elena. Santini. Io ce l'ho già, ti ringrazio. Anch'io lo dico. Vai, grazie. Adesso, se non sbaglio, abbiamo un altro ospite. Adesso è il momento del nostro grande ospite, un cantante internazionale. È un viaggiatore, varca l'oceano, viene dai Caraibi ed è di origine brasiliana. Direttamente dal Rio de Janeiro. Ha fatto tantissime collaborazioni con grandi artisti, lui stesso è un grande talento e io non perderei altro tempo e lo chiamerei subito sul palco insieme a noi, Gilles Badarò. Gilles, benvenuto. Allora, buona notte, buonasera. Gilles non suona assolutamente in playback, lui suona sul serio. Gilles, cosa ci suoni? Poi con tutto questo talento che c'era, mancava un po' di reggae, un po' di Bob Marley. Grande Gilles! Grande! Grande Gilles Badarò! Dois, três, som! A minha mãe, Mama África, a minha mãe, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar, e pagou cadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, Mama África. África, 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 África. E tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar, e pagou cadeira nas casas Bahia. Mama África tem que entender, menino tem que entender. Mama África vai e vem. Mama África tem que entender. Menino tem que entender. Mama África vai e vem. Mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe. Mama África, 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 África. África, África. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Mama África,
sera nel padre e mamma della tortugia all'entra a bagnare in pagoda della nata da Bahia. Mamma Africa, Africa, Africa. Mamma Africa, Africa, Africa. Mamma Africa, Africa, Africa. Mamma, oh, yeah. Este samba que é misto de maracatu, samba de preto velho, samba de preto tu, mais que nada, samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar. O samba está animado e eu quero assombar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto sul. Mas de nada legal você não vai querer. Eu quero é sambar. Este samba vindo de maracatu, preto velho, samba de preto tu. Mas de nada legal você não vai querer. Stop.
Sempre la musica è l'anima, la musica è vita, e senza la musica non c'è vita. Che belle parole, che belle parole, complimenti, complimenti Gil. Ora te ne torni ai Caraibi. Devo tornare ai Caraibi perché devo pigliare un po' di colore. Eh sì, quello ti serve, quello ti serve. Gil Badarò, grazie di essere stato grande con noi, Gil. Ci vediamo dopo. Grandissimo. Passiamo al prossimo talento. Chiamo sul palco Dario Pertini. Un grande applauso. Ciao Dario, benvenuto. Cosa ci canti? Rimon degli Aerosmith. Perfetto, allora facciamo l'intervista dopo. Il palco è tutto per te. In bocca al lupo, Dario. Dario Pertini. Thank you.
bravissimo Dario! Grazie. Dario, quanti anni hai? 26. 26, da quanto sei appassionato alla musica e da quanto canti? Musicista da quando ho 14 anni, suono violino e un po' di piano e cantante da quando ero 18. Beh, quindi insomma è un bel panorama anche te. Complimenti, complimenti. Grazie. Progetti per il futuro? No, a dire il vero non ne ho in particolare. Vediamo. Vivi la giornata, vedi quello che viene giorno giorno e selezioni quello che preferisci. Sempre un passione. È un ottimo metodo anche questo. Sì. Allora ancora complimenti. Grazie. Dario Pertini. Bravissimo Dario. E ora passiamo al prossimo concorrente. Ma Elena, vedo un pacco dietro di noi. Sì, c'è qualcosa di strano qui dietro. Vabbè, magari arriverà in qualche maniera anche Daniele Panini. Eccola. Brava, sì. Non andare via, va via, guarda, questo è un forte, questo è forte. Vado? Ecco. Bravissimo Daniele! E bravissima anche Ginevra! Ginevra, quanti anni hai? 7. 7. E aiuti spesso Daniele? Sì. Quanti anni hai Daniele? 7. Sì, 2. Ma io realmente l'età non la dico mai, comunque da 20 anni in su. Senti Ginevra, e te cosa fai nella vita? Vai a scuola? Sì. E ti piace ballare? Sì. E quindi Daniele, quindi l'aiuti te, che sei bravissimo. Ma diciamo che la mia, insomma, mi aiuta, diciamo, è la mia assistenza, ecco, perché io lavoro molto particolare, li scelgo io chi mi aiuta. E giustamente hai selezionato la migliore assistente. Lo so. Allora facciamo ancora un grande applauso a Ginevra e Daniele Panini. Ciao. Passiamo adesso al prossimo concorrente, anzi mi correggo, prossimi, perché sono un duetto, Giulia Corti e Vittorio Bertini, un bel applauso. Cosa ci cantate Giulia? You Are The Know di Alanis Morissette. Perfetto, in bocca al lupo. In bocca al lupo, facciamo dopo l'intervista. Allora, Giulia Corti e Vittorio Bertini. Sì.
I wish nothing but the best for you, Lord. I'm no diversion of me, it's just a quickly like me. And now the light of you in the theater, that she's picking up on me. When she got down on her baby, I've been through the excellent mother. Cause the love that you gave to me, for me, will make you a man to your open wide. You speak a name that you know how to tell me, for me until you die. I'm not quite as well. I thought you should know. And you forget about me, Mr. Duplicity. I hate to bag you in the middle of dinner. It was a slap in the face, how quickly I was replaced. And now you're thinking to me when you fuck her. Cause the love that you made was unable made to make it for enough and to open wide.